Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostro i prodotti che ho finito in quest'ultimo periodo per quanto riguarda viso, corpo e capelli. Dovevo fare in realtà il video sul calendario dell'avvento di Balea, ma ho deciso di caricarlo dopo questo video e quindi niente, iniziamo subito. Parto con un prodotto Balea finito. In realtà era un set che io ho acquistato lo scorso Natale. Qua dentro erano contenuti questi due peeling corpo con olio e zucchero, uno ha il profumo di mela e l'altro invece ha il profumo di prugna. Allora, 4,99 euro il prezzo, comunque come al solito giù nell'info box trovate tutti i vari link dei prodotti che vi mostro. I link vi riporteranno al mio blog, là potete trovare inci, prezzi, dove acquistare prodotti, eccetera, eccetera. Allora, era un set intanto molto molto carino, super economico. Non so se a questo Natale ritireranno fuori questo scrub, ne proporranno uno simile, non ne ho idea. Erano due scrub dalla consistenza e dalla performance molto simile. Allora, quella alla mela aveva una buonissima profumazione di mela, però non stucchevole. Quello invece alla prugna ha una profumazione buonissima che in realtà non mi ricorda la prugna, però è molto molto buona. Sembrava, ora cade acqua da tutte le parti, sembrava di spalmarsi una confettura di frutta, era appunto un mix di oli e appunto questa sembrava quasi frutta frullata. Un peeling molto delicato, adatto a chi ha una pelle molto sensibile, però adatto anche per chi come me ha una pelle normale, ma vuole utilizzare un prodotto, un peeling, uno scrub quotidianamente o comunque più volte a settimana. Mi è piaciuto molto, lascia la pelle liscia, morbida, la idrata anche perché appunto ci sono questi olietti. Questo set a me è piaciuto. Ho terminato poi questo deodorante Dove della linea Go Fresh, questo qua è quello alla mela bianca, no, mela e tè bianco mi sembra, buonissima profumazione, ottimo anche il potere deodorante. Questo prodotto ve ne ho parlato nel video top e flop del periodo che vi lascio tra le schede. Faceva sì il suo lavoro, non andava ad irritare la pelle neanche dopo la rasatura, il problema è che macchiava di bianco le ascelle, anche se tenuto a distanza le macchiava di bianco, non macchiava i vestiti ma le ascelle sì, e il problema è che io ho iniziato a utilizzarlo che era estate e quindi insomma vedere questa macchia bianca era proprio noioso, peccato perché la profumazione è buonissima. Con l'altro, sempre della stessa linea di Dove, ma il cetriolo, mi sono trovata bene, non ha fatto questa cosa, niente, non riacquisterò questa profumazione. Poi, altro prodotto preso al DM è questo detergente intimo di questa marca, Jessa, costa meno di un euro e ha un inci buono. È un prodotto da 300 ml di prodotto, questo qua è, vediamo se, detergente intimo con estratto di camomilla e acido lattico. Questo qua appunto è adatto per le pelli più sensibili. Mi è piaciuto tantissimo, un ottimo prodotto, super super delicato, super super efficace, la profumazione non era niente di che. Buonissimo prodotto, veramente, una coccola, anche se appunto è un detergente intimo, però mi è piaciuto tantissimo e sicuramente lo riacquisterò. Ho terminato, no, terminato no perché ce n'è ancora un pochino, ma volevo comunque parlarvene per buttare poi via la scatolina. Questo sapone del marchio, un marchio stranissimo che non riesco mai a trovare scritto qua. Allora, qua c'è scritto Almara Cosmetics, ma in realtà il marchio è un altro. Comunque l'ho acquistato su Eccoverde. È un sapone al latte di cammello. Mi è piaciuto tantissimo, un prodotto non è testato su animali. È ottimo, un ottimo prodotto. Non fa la classica schiuma che fanno appunto le saponette o i saponi in generale, ma crea a contatto con l'acqua una crema.
che rimane morbida sulla pelle. Lava benissimo le mani, le lascia belle morbide, non le va a seccare, è efficace ma allo stesso tempo delicato. Mi piace tantissimo, non ha una profumazione particolare, veramente molto molto buono. Sempre per quanto riguarda i saponi, ho terminato l'Eco Ricarica Fresh and Clean igienizzante con antibatterico, tè verde e verbena. Mi è piaciuto tantissimo, veramente tantissimo. Con questa Eco Ricarica praticamente corrisponde a 3 boccettine di Fresh and Clean. Devo dire che è vero, perché io questo lo travasavo appunto in un dispenser Fresh and Clean che avevo finito tempo fa. Mi è piaciuto tantissimo, lava bene le mani, non secca la pelle, non la irrita, ma a me è piaciuta tantissimo la profumazione, quindi penso proprio di riacquistarlo. Questo sapone lo utilizzo solo quando rientro a casa. Quando sono a casa e devo solamente dare una lavata alle mani, così utilizzo altri tipi di saponi o la saponetta, ad esempio questa qua. Questo lo utilizzo, visto che è un antibatterico, solo quando rientro da fuori. Veramente ottimo, l'ho preso al DM. Poi un prodotto solo per i capelli, che è questo shampoo di Lovea purificante con argilla verde, certificato EcoCert. Mi è piaciuto, un buon prodotto. Lava bene i capelli, non secca la cute, non la irrita, non secca neanche i capelli. Buono, non sgrassa eccessivamente e non li lascia puliti per chissà quanto tempo. Cioè, secondo me è un normalissimo shampoo. Non ho trovato questo effetto purificante o sgrassante. Comunque mi è piaciuto. Non so però i prodotti Lovea dove si trovano adesso. Poi passiamo al viso. Allora, ho terminato 3 mini taglie tutte uguali di Himalaya Herbals. Questo qua sono 3 detergenti purificanti per il viso al neem, di questo colore tipo criptonite. Non riesco a farlo scendere perché è un gel super 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 denso. Nel mio blog trovate proprio la foto del gel e dalla foto si capisce benissimo la consistenza, è super denso e a contatto con l'acqua non si rompe subito, nel senso non fa subito schiuma, bisogna lavorarlo un po' con le mani perché non, appunto non diventa subito schiuma. Una volta però arrivato a rottura fa una bella schiuma morbidissima. Lava benissimo il viso, non brucia gli occhi, non secca la pelle, non la tira, non la irrita. La va a purificare, a diminuire i pori dilatati e i punti neri. Mi è piaciuto tanto, non lo consiglio a chi ha una pelle secca. Questo è un prodotto che consiglio a chi ha una pelle mista grassa e per chi ha una pelle normale da utilizzare non tutti i giorni, ma una volta ogni tanto. Comunque a me è piaciuto tantissimo. Ho terminato poi questa crema formula gel con acido ialuronico di Nakomi. Allora, alla fine questo prodotto non mi entusiasma, nel senso che c'è di meglio. Per l'inverno non è abbastanza, per l'estate ok, però un po' appiccica, non lo so, è stato un amore e odio, ma più che amore è più solo fastidio, ecco, quindi l'ho terminata, non ne potevo più, basta, non mi è piaciuto, in definitiva non mi è piaciuto. Ho terminato poi questo siero viso della linea Ficodindia di Florinda. Questo qua ve ne ho parlato tantissime volte di questo siero, me ne era rimasto poco, l'ho stoppato per quanto riguarda il periodo appunto estivo e primaverile, l'ho ripreso adesso e l'ho finito. Mi è piaciuto tantissimo, un ottimo prodotto, tutti i prodotti di questo marchio sono ottimi. Testato al nickel, certificato bio, IAB. Un buonissimo prodotto, nutriente ma non pesante sulla pelle, appunto io vi ricordo che ho una pelle mista. Lo consiglio assolutamente a chi ha una pelle secca, a chi ha una pelle normale, ma appunto anche a chi ha una pelle come me mista, se usato con intelligenza e parsimonia. L'ho utilizzato nelle giornate dove faceva magari un pochettino più caldo al posto della crema viso, oppure
come siero e poi al di sopra una crema viso, magari purificante o comunque un pochino più leggera per non andare ad appesantire la pelle. Mi è piaciuto, è un buon prodotto, nutre, non appiccica, non appesantisce, non crea nessun tipo di problema. Un buonissimo prodotto. Io questo marchio ve lo consiglio, mi piace, ho provato molti prodotti e devo dire che non mi hanno mai deluso. Poi, vabbè, ho terminato un Colgate, boh, ce l'avevo a casa da un sacco di tempo, l'avevo preso perché piace a mia mamma e mia sorella, poi alla fine hanno iniziato ad usare altro anche loro, me l'hanno mollato lì, l'ho finito io, non male, ma ho un dentifricio. Poi ho terminato dei patch di balea, che nel mio DM ancora si trovano. Allora, il primo è questo qua, sono dei patch occhi, anche questo ve li ho mostrati in vari video, io tutti i video poi ve li metto tra le schede. Questi qua sono patch occhi idratanti con estratto di avocado e mango e acido ialuronico. Allora, la profumazione è dolce ma forse un pochino troppo forte. I patch sono molto ben imbevuti, non scivolano giù, mi hanno lasciato la pelle tonificata, compatta, idratata e non appiccicosa. Mi sono piaciuti e poi non costano neanche tanto. Sempre i patch di balea, ho terminato questi qua che sono i patch occhi rassodanti con polvere di ametista, acido ialuronico e caffeina. Hanno un buonissimo profumo, rimangono ben aderenti agli occhi, sono ben imbevuti. Mi hanno sgonfiato il contorno occhi. Li ho trovati tonificanti, idratanti e mi hanno lasciato anche la pelle molto luminosa, quindi anche questi buonissimi. Poi ho terminato anche i patch per la bocca. Questi qua sono patch labbra con polvere di diamante, acido ialuronico e olio di cocco. Hanno un profumo delicato, anche qua il patch rimane ben aderente alla bocca, una sensazione di freschezza sulla pelle. Mi ha lasciato le labbra leggermente idratate e un pochino più morbide, però devo essere sincera, mi aspettavo qualcosa di più. Se trovate ancora questa linea di balea, vi consiglio di buttarvi sui patch occhi e non su quelli labbra. Devo ancora provare il patch labbra all'ametista, però questo non mi ha fatto proprio impazzire. Ho terminato poi anche i cerottini per i punti neri di Essence, mi piacciono da morire, sono i miei preferiti. Ora ho preso quelli di balea per provarli, però questi sono il mio amore, funzionano che è una meraviglia e costano poco. Infine ho terminato dei campioncini, vado velocissima, ho terminato questo qua, Le Café de Beauté, è una crema per il corpo, c'è scritto che è una crema per il corpo, ma in realtà è un burro e io i burri non li amo. Poi ho terminato di Maternatura la crema corpo idratante alla camomilla romana. La profumazione non mi ha fatto impazzire, è una buona crema, ma anche qua niente di che. Crema idratante di Anthos, albicocca, miele e olio di jojoba non mi è piaciuto. Poi ho terminato i due campioncini di bagnoschiuma addolcente, l'olivo di L'Erbolario, un profumo buonissimo, un buon prodotto. E anche la crema corpo nutriente, sempre l'olivo dell'erbolario, idratante, un buon profumo, una buona crema. Ok, quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato in quest'ultimo periodo. Fatemi sapere se anche voi avete terminato qualcosa, che cosa mi consigliate di provare. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!